Quali sono le prime impressioni di questa 22esima edizione della Fiera del Marrone che caratterizzerà questo weekend a Cuneo, una fiera di ripartenza? Sì, una fiera di ripartenza, e oggi la ripartenza qui a Cuneo si respira con una manifestazione che celebra l'anima più bella della provincia di Cuneo, quella della piccola e media impresa artigiana e agricola, che qui trova la sua esaltazione, i piccoli produttori che su prodotti poveri fanno una realtà ricca. La provincia di Cuneo è la locomotiva economica del Piemonte, ecco, questa fiera la celebra. Era il primo evento che ho organizzato l'ATL, era il 1999, il sogno era già quello di farla in Piazza Galimberti. Quest'anno quel sogno si realizza, è qua nel cuore di Cuneo, e quindi speriamo da queste tre giornate di enogastronomia, di festa e di promozione del territorio ci sia una ripartenza e non si torni più indietro. Per concludere, un commento su questo format, no? Quindi qui cuore nevralgico in Piazza Galimberti, ma poi anche cuore pulsante in Piazza Virginia. Sì, io direi che questa è, per quelle che sono le condizioni di oggi, la soluzione migliore. Faccio i complimenti agli organizzatori, ma soprattutto penso che Piazza Galimberti sia l'esaltazione di un centro urbano meraviglioso quale Cuneo, condito dalla gastronomia e dai prodotti tipici delle sue valli, penso sia un connubio vincente.